Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale e oggi un video specialissimo, forse il più speciale che abbia mai registrato perché ho convinto mia madre a fare un video insieme a me. Lei è Graziella, mia mamma. Ciao ragazzi. L'avete già vista perché nei vlog, quelli delle vacanze, ti hanno conosciuta? Giusto, quando abbiamo fatto quel Santo Domingo? Sicuramente, perché Lisa fa tutti i video, quindi ce l'ho messa in mezzo, però è la prima volta che registriamo un video sedute insieme. E qua in mezzo chi c'è? Odi, che... la nostra cagnolina. Vabbè, loro la conoscono perché Odi l'ha messa dappertutto praticamente. E oggi è un video a cui tengo tanto. Perché parleremo di omosessualità. Io, essendo gay, ho pensato che fosse interessante chiedere a mia mamma e farvi sentire le sue risposte in base ad alcune tematiche LGBT. Allora, mamma, la prima domanda che voglio farti: com'è avere una figlia gay? È una cosa normalissima, perché una figlia è una figlia, penso per tutte le mamme sia la cosa più importante della vita, e la sua felicità, uomo o donna, non mi interessa, basta che trova l'amore vero e viva felicemente la sua vita, sia in amore che nel lavoro, vederla felice. Cioè, ragazzi, io vabbè, io non ho una mamma, lo devo dire, io ho un angelo, e, però... A me queste cose mia mamma me le ripete ogni giorno, volevo condividerle con voi perché penso che possa aiutare mamma quei ragazzi, certo, che invece non hanno l'appoggio della famiglia, quei ragazzi che si trovano magari in questo momento a scoprire la loro omosessualità e non hanno una famiglia che li appoggia o magari hanno una famiglia che li fa sentire sbagliati. Quindi ragazzi, fate sentire o fate vedere questo video magari anche ai vostri genitori perché credo che possa aiutare. Quando, voi sapete la storia del mio coming out perché l'ho già detta, però fondamentalmente io non ho scoperto presto la mia omosessualità, avevo più o meno 25-26 anni, quindi ero già grande ed è stata una sorpresa in casa perché sono sempre stata con ragazzi, sempre portata a casa ragazzi, io super femminile, tacchi, vestitini, quindi i miei genitori non si aspettavano questo mio coming out e all'inizio qualche piccolo... No, piccolo, è stata una sorpresa per tutti perché lei non ha mai dimostrato di essere gay, perché lei, come potete vedere, è femmina, ha avuto sempre rapporti con ragazzi, uomini, e quindi all'inizio pensavamo che era un capriccio, perché lei di capricci ne fa tanti. Grazie mamma. Però poi ho visto che si frequentava con una ragazza tedesca e l'ho accompagnata io all'aeroporto a fargliela conoscere, ho visto che lei era felicissima e questo a me ha rassicurato in tutto. Quindi diciamo che con il tempo, nel senso, io dopo la mia prima relazione all'inizio è stata un po' una burrasca a casa, certo, perché prima di tutto io non l'ho detto, diciamo la verità, nel senso sono andata, ho detto vado a trovare un'amica in Germania e poi in realtà loro hanno visto delle foto su Facebook, sì, giusto? Avendo loro un bar, vivendo in un paese, all'inizio diciamo è stato un po' così anche per mio padre. Più sì, che altro è stata diciamo una sorpresa per noi perché, come ripeto, non ci aspettavamo che lei avesse questa predisposizione. Sì, predisposizione alle ragazze. Alle ragazze, quindi non ci aveva detto niente. E quello ho sbagliato io. Altre voci abbiamo saputo che lei si frequentava con una ragazza e cioè praticamente sono andati lì al bar e gli hanno portato le foto che poi non erano foto niente di che, cioè io e lei tipo abbracciate, tua figlia è lesbica, sapete com'è nei paesi, e quindi diciamo è stato un pochettino traumatico all'inizio, cosa che posso dire è passata nel giro neanche di un mese, quando hanno capito che comunque la mia relazione era seria, che non era un capriccio, che non era niente di brutto, di cattivo, sono stati, cioè, vi dico solo che dopo 2 mesi la ragazza con cui ero, nonché la mia prima ragazza, la mia prima relazione con una donna, è venuta qui, abbiamo vissuto insieme e loro l'hanno trattata come una figlia. Comunque all'inizio è stata una sorpresa, non è che, certo, ci siamo arrabbiati perché controllo si registra. Non ci ha detto lei personalmente di questa cosa e l'abbiamo saputa per altre persone, però poi quando abbiamo capito che veramente lei
era così, era gay. No, io non mi sono mai vergognata, l'ho sempre detto chiaramente a tutti, anche al bar delle volte c'è tranquillamente con lei, diceva sì, mia figlia è gay, oppure sì, lei è la compagna di mia figlia. E all'inizio io ero sorpresa, poi anzi lei mi ha dato molta forza, perché era proprio lei a dire: Lisa, non c'è niente di male, cioè non c'è niente di sporco dietro, niente di brutto, di malsano, perché non dirlo? Assolutamente. L'importante è che le tue relazioni siano relazioni pulite. Esatto. Quindi non ho avuto mai problemi a frequentare anche le ragazze con cui condivideva i suoi affetti. L'ho sempre vissuto serenamente, vedendola felice. Io credo che questo sia quello che tutti i genitori dovrebbero sperare per i figli, ossia la loro felicità. E quindi, cioè, se una relazione è pulita, se non c'è niente di malsano dietro e non ci sono motivi per non appoggiare il figlio o la figlia, che mio marito la pensa nella stessa maniera, la viviamo uguale, papà la pensa esattamente nella stessa maniera, anzi adesso sono cioè neanche ce n'è più da parlare di queste cose qui, non ne parliamo neanche più perché ormai sono passati anni, però ci tenevo a fare questo video, a farvi sentire quello che mia madre, quindi quello che un genitore di una ragazza lesbica pensa, proprio perché ricevo sempre molti messaggi da parte vostra in cui mi descrivete le vostre difficoltà nel rapportarvi con i vostri genitori. Quindi ho pensato fosse una cosa carina questo, portare mia madre e farvi dire cosa ne pensa e cos'è, cioè che non c'è niente di abnormale, di vergognoso nell'avere un figlio gay, perché noi siamo, cioè, delle persone come tutti gli altri, cioè abbiamo relazioni, quindi relazioni malsane ci possono essere sia tra etero sia tra persone gay. Quella è una cosa in cui un genitore secondo me dovrebbe preoccuparsi, quando il figlio aveva una relazione malsana, che può succedere, esatto, a me con una ragazza, può succedere a mio fratello con, speriamo di no perché mio fratello si deve sposare, però vabbè, nel senso, può succedere sia a coppie etero che a coppie gay. Esatto, quindi non vi vergognate di dirlo ai propri genitori e vivete serenamente la vostra vita. Mamma, una domanda, per esempio, un consiglio ai ragazzi o alle ragazze che stanno guardando questo video e che invece hanno i genitori che non li accettano, che li reputano non normali, che li reputano malati, che non li vogliono, che li non accettano o dicono di non, che non accetteranno mai un figlio gay? È di combattere questa cosa e fargli capire che voi siete felici in questa maniera e parlarne, dovete parlarne, anche scontrarvi, però dovete essere sempre sinceri con i propri genitori e dire i vostri pensieri, i vostri amori, le vostre cose, non nascondete mai il tutto e così piano piano avrete comprensione e sarete accettati per quello che siete. Perché per un genitore il figlio è la cosa più importante, o la figlia, la cosa più importante del mondo. Ci riuscirete. Un bacio. Lei mia madre è meglio di me nel parlare di queste cose. Io molto spesso, anzi quasi sempre, le chiedo consiglio su qualsiasi cosa e ci scontriamo tanto, perché sì, noi litighiamo parecchio. Abbiamo due caratteri diversi. Lei è molto più pagata di me, io sono molto più impulsiva, però mi dà sempre il consiglio giusto. Se mi deve dire una cosa, no Elisa, questa persona non fa per te, no Elisa, stai sbagliando, certo, me lo dice. E devo dire una cosa, che la mamma c'ha sempre ragione, perché come ci conosce la mamma, secondo me non ci, esatto, conosce nessuno. Esatto, e i consigli sono veri, non c'è nessun e disinteressati interesse dietro. Esatto. Ragazzi, noi concludiamo qui questo video, spero davvero che questo video vi abbia fatto piacere e soprattutto che magari possa aiutarvi. Condividetelo sui vostri social se vi fa piacere, se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio grandissimo, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video e scrivetemi giù nei commenti se volete altri video con mia mamma e soprattutto magari su quale argomento, se vogliamo affrontare altre tematiche, se mamma ha voglia di prestarsi a fare un altro video, magari lo registriamo insieme e rispondiamo alle vostre domande o affrontiamo una tematica, scrivetemelo qui giù nei commenti. Saluto, mami. Un bacio, ciao a tutti. Ciao.